Qua Gasvai, nient'altro che la verità, secondo la narrazione del mainstream, stava tutto il giorno con Benedetto XVI al Mater Ecclesia. No, Gasvai stava anche dentro lo studio privato di Bianco Bergoglio. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Marzo 2023. Premessa. Quando un libro è intitolato Nient'altro che la verità, si sta dichiarando con esso che qualunque altra versione sarebbe una falsità. Allora cominciamo ad indagare la credibilità di chi è stato disposto a mettere il proprio nome su questo libro. Aperta parentesi, egregio Gasvain, ma se Benedetto XVI in persona, appena nel settembre 2016 e poi nel maggio 2020, aveva fatto ben 2 libri autobiografici con Peter Sebald, forse con questo tuo libro stai dicendo che in quei libri Benedetto XVI avrebbe detto delle falsità? Forse si tratta della frase di Benedetto XVI in Ultime Conversazioni rispetto alla rinuncia di Papa Celestino V del 1294? Nessun Papa si è dimesso per 1000 anni e anche nel primo millennio ciò ha costituito un'eccezione? È questa la frase scomoda? Chiusa parentesi. Un libro nient'altro che la verità, senza il protagonista della verità. Come anticipato nell'indagine di premessa, qua sopra, tutti i libri in cui Benedetto XVI ha partecipato, come i libri intervista di Peter Sebald o anche quello con Odi Freddi, recano in modo esplicito o implicito la dicitura autorizzato da, realizzato insieme a, addirittura nella copertina. Invece, questo libro che tratta delle verità su Benedetto XVI è stato fatto senza Benedetto XVI. Addirittura sembra assente qualsiasi dichiarazione che Gasvai l'abbia fatto sulla base delle confidenze di Benedetto XVI a lui. Almeno le confidenze. Se le cose stanno così, già l'immagine di copertina in cui Benedetto XVI parla e Gasvain ascolta non dice la verità, non corrisponde al contenuto del libro. L'immagine avrebbe dovuto essere quest'altra. A questo punto anche il titolo Nient'altro che la verità è fuorviante rispetto al contenuto. Infatti, poiché la verità la conosce solo Benedetto XVI, il titolo, questo titolo, induce il lettore a pensare che Benedetto XVI l'abbia comunicata a Gasvain. Ma poiché il libro non reca autorizzazioni da parte di Benedetto XVI, il titolo reale è nient'altro che Le mie opinioni personali, di Gasvain e di altri autori. Gasvain, dal 2012, è prefetto della Casa Pontificia. Tutti siamo stati indotti a credere che Gasvai, nient'altro che la verità, sarebbe stato solo il segretario personale di Benedetto XVI. Di conseguenza, dopo questo libro, con questo titolo, oggi alcuni credono che Bergoglio sia veramente Papa, proprio perché credono che Gasvai, dalla declaratio fino alla morte di Benedetto XVI, sarebbe stato solo il suo segretario personale e dunque che sarebbe a conoscenza di tutta la verità. Invece Gasvain, dal 7 dicembre 2012, è anche il prefetto della Casa Pontificia. Prefetto nel mondo vaticano significa direttore. Ecco un esempio del suo lavoro in Vaticano.
la visita di Obama a Bianco Bergoglio il 27 marzo 2014. Una visita pubblicitaria per l'immagine di Bergoglio come Papa legittimo. Gasvai accoglie Obama all'uscita della sua macchina, parlotta con lui per metterlo a suo agio, attraversa i corridoi vaticani, poi le stanze intermedie, lo fa entrare nello studio privato dei pontefici e infine Gasvai stesso entra nello studio privato della casa pontificia, lo studio del Papa nella casa del Papa. E questo accompagnamento delle personalità fino a Bergoglio, Gasvai non l'ha fatto solo con Obama. Eccolo qui anche con questi col turbante e qui con quest'altro con la tunica di rappresentanza diplomatica. Insomma, Gasvai non faceva solo il segretario particolare di Benedetto XVI, ma faceva anche il prefetto di Bianco Bergoglio. Vediamo allora di capire quanto tempo poteva avere Gasvain per stare con Benedetto XVI. Dal sito vatican.va ecco il profilo, ossia i compiti, della prefettura della Casa Pontificia. È compito della prefettura ordinare il servizio di anticamera e organizzare le udienze solenni che Sua Santità concede a capi di Stato, capi di governo, ministri ed altre eminenti personalità, come pure agli ambasciatori che si recano in Vaticano per la presentazione delle lettere credenziali. La prefettura prepara quanto si riferisce a tutte le udienze, private, speciali e generali, ossia quelle di ogni mercoledì, e dalle visite delle persone ammesse alla presenza del Sommo Pontefice. Dispone pure quanto si riferisce alle cerimonie pontificie, esclusa la parte strettamente liturgica, agli esercizi spirituali del Santo Padre, del Collegio Cardinalizio e della Curia Romana. Parimenti spetta alla prefettura disporre i preparativi necessari ed opportuni ogni qualvolta il Santo Padre si porta dal Palazzo Apostolico in Roma o viaggia in Italia. Questo era il lavoro di Gasvain. Invece, fare segretario personale di Benedetto XVI era un'attività secondaria. Tutto il contrario di quello che si è immaginato. Gasvain e Bianco Bergoglio fino al 2020. Allora, cosa faceva Gasvain, nient'altro che la verità, dal 2013 al 2020 con Bianco Bergoglio? Ecco alcune immagini di premura e simpatia di Gasvain anche verso Bianco Bergoglio. Si stringono le mani, ascolta ciò che gli dice. Non è che ascolta solo Benedetto XVI. Gli aggiusta il colletto in pubblico, gli aggiusta la mantellina, ride più dell'altro, gli riferisce qualcosa di importante. È qualcosa che Gasvain vuole fare o deve fare, quella di avere premura di un superiore, verso qualunque superiore. Allo stesso modo. Sia esso Benedetto XVI oppure Bianco Bergoglio. Sia esso cristiano o anticristiano. Sembra che Gasvain sia un tipo che farebbe qualunque cosa per aiutare un superiore. Forse anche scrivere la prima parte di un libro in suo favore.
Stare sempre con Benedetto XVI non è stata un'idea di Gaswein. No. A partire dal febbraio 2020, Gaswein risultava sempre essere il prefetto della Casa Pontificia, ma non vi lavorava più e stava costantemente con Benedetto XVI. La versione della stampa di quel periodo, ecco qui un esempio de Il Giornale, e anche della stampa recente, con le anticipazioni del libro di Gaswein, racconta che Bergoglio l'avrebbe cacciato dalla Casa Pontificia e che Gaswein sia rimasto tanto, ma tanto scioccato. Ecco qui due esempi. Uno dal Corriere della Sera e un altro dall'agenzia di stampa ANSA. Gaswein ha scritto nel libro che Bianco Bergoglio gli avrebbe detto: «Lei rimane prefetto, ma da domani non torna al lavoro». Ora, Gaswein si è fermato qui, nel racconto. Ma Bianco Bergoglio potrebbe anche aver proseguito il suo discorso dicendo, per esempio, «Da domani non torna al lavoro, vada invece da Benedetto XVI a fare questo, questo e questo». Infatti, secondo il quotidiano Il Foglio del 6 febbraio 2020, Gaswein non è stato affatto maltrattato da Bergoglio. Il giornalista Matteo Mazzuzzi scrive: «Da quel momento di Gaswein non si è saputo più nulla. In Vaticano qualcuno sosteneva che fosse in ferie lontano da Roma, altri che fosse stato colpito da un brutto malanno di stagione. Altri, ed erano i più, assicuravano che il Papa non voleva più avere nulla a che fare con lui dopo il pasticcio del libro. Nulla di tutto questo. Gaswein non si è mosso dal Vaticano, è in forma e non è stato mazzolato dal suo superiore». Il giornale tedesco Tagesspost, ieri, ha legato proprio alla vicenda Sara il congedo del prefetto, non avvalorando però le indiscrezioni che parlavano di un'epica sfuriata di Francesco con tanto dibattito retro cinematografico a concludere l'udienza tra i due. Dunque, Gaswein potrebbe essere stato trasferito, non cacciato, da Bianco Bergoglio presso Benedetto XVI, 24 ore su 24. Se le cose stessero così, il libro sarebbe certamente nient'altro che la verità, ma non sarebbe tutta la verità. Secondo la stampa, il libro riporta che Gaswein rimase scioccato e senza parole. Anche questo potrebbe essere vero, ma non perché non lavorava più in Vaticano, ma perché forse doveva fare la spia degli incontri e delle attività di Benedetto XVI. Come si vede, da tutta la torta della verità di questa vicenda, Gaswein potrebbe aver tolto qualche fetta, in modo da indurre a certe conclusioni. Comunque, un elemento fondamentale nella valutazione di questa vicenda è che la stampa non rivela le motivazioni di Bianco Bergoglio per questa sua decisione su Gaswein. Si spera che nel libro sia presente. Si intitola «Nient'altro che la verità». Ma la cosa più importante, che certamente si ricava dallo stesso libro, è che non è stato Gaswein a chiedere di stare al fianco di Benedetto XVI 24 ore su 24. E questa è una cosa che i «Viva Gaswein!», premuroso e bocca
Cerca della verità di Benedetto XVI non hanno ancora considerato. La verità di Benedetto XVI sul nuovo lavoro di Gaswein. Sempre dalle anticipazioni della stampa sul libro a riguardo di questa vicenda, che poi fra tutte le 336 pagine la stampa si è concentrata proprio su quelle di questa storia, che costruiscono l'immagine di un Gaswein cacciato da Bianco Bergoglio e amico di Benedetto XVI, e quindi affidabile bocca della verità di Benedetto XVI. Sempre dalle anticipazioni della stampa, Gaswein ha scritto nel suo libro che Benedetto XVI avrebbe commentato: «Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode». Però, prima che qualcuno possa pensare che sia una frase sospettosa e diffidente, questa frase è stata anticipata dalla definizione di Gaswein come di un commento ironico. E ancora, subito dopo questa frase, sempre per evitare di pensare male, c'è l'affermazione di Gaswein che Benedetto XVI avrebbe scritto a Bianco Bergoglio per intercedere a suo favore. A me sembra un panino di ribaltamento logico. Quando si ha una frase sfavorevole, la si mette in mezzo a due frasi di accomodamento, in modo che la frase sfavorevole sia ribaltata in una frase favorevole. La mia verità è che quella di Benedetto XVI su Gaswein sia una frase ironica nel senso di sarcastica, amara, altro che ironica nel senso di spiritosa. Benedetto XVI in persona ha detto: «La mia verità che Gaswein ha avuto il compito di custodire gli interessi di Bianco Bergoglio, di diventare il sorvegliante delle sue parole e dei suoi incontri fino alla morte. Forse per impedirgli di scrivere altri libri fastidiosi come quello che aveva appena fatto col cardinal Sara». Il libro di Benedetto XVI col cardinal Sara. Prima del trasferimento 24 ore su 24 di Gaswein a Benedetto XVI, per Bianco Bergoglio era scoppiato lo scandalo del libro scritto da Benedetto XVI con il cardinal Sara, Dal profondo dei nostri cuori, che affermava il celibato ecclesiastico come unica possibilità, quando invece Bergoglio voleva istituire i viri probati, ossia dei non celibi. Questa potrebbe essere stata la motivazione di Bianco Bergoglio per il trasferimento di un suo uomo di fiducia, il servizievole Gaswein, a Benedetto XVI per impedirgli di esprimersi su altre questioni importanti. Buongiorno, Monsignor Gaswein. Come sta oggi Benedetto XVI? Ha scritto qualcosa? Ha incontrato qualcuno? Come potrebbe pure essere che l'ideazione del libro Nient'altro che la verità possa essere avvenuta proprio in questo periodo, per una specie di compensazione di qualche libro di Benedetto XVI, che ha dato fastidio a Bianco Bergoglio. Andate a cercare quello che ha trovato Andrea Cionci a proposito della stranissima frase di Benedetto XVI sul libro Ultime conversazioni. Nessun papa si è dimesso per mille anni
e anche nel primo millennio ciò ha costituito una eccezione. Perché Gaswein ha riportato nel suo libro la battuta sarcastica di Benedetto XVI? Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode? Se Benedetto XVI ha comunicato la battuta riservatamente solo a Gaswein, quasi certamente questi l'ha riportata nel suo libro per il timore che Benedetto XVI potesse averla confidata anche a qualcun altro, come il personale del Mater Ecclesia, o il medico, o il direttore spirituale. Allora Gaswein, per minimizzare il danno alla sua credibilità, non rimaneva altro che rivelarlo pubblicamente per primo e associarlo prima alla definizione come di una simpatica ironia e dopo alla dichiarazione di una lettera di intercessione di Benedetto XVI a Bianco Bergoglio in suo favore. Se invece Benedetto XVI ha espresso questa battuta sarcastica quando oltre a Gaswein erano presenti anche altre persone, tanto più Gaswein è stato costretto a rivelarla per primo in mezzo al panino di ribaltamento logico. E infine Gaswein vi è stato proprio obbligato se lui non era presente, ma ne è venuto a conoscenza. E forse potrebbe non essere stato Benedetto XVI a dirla, ma un altro che frequentava Benedetto XVI. Insomma, poteva essere una voce che circolava all'interno del Mater Ecclesia. Osservazione conclusiva. Gaswein ha la dipendenza, non il piacere di servire i potenti. Osservate come Gaswein serve i potenti. Osservate le sue premure, le sue attenzioni, le sue delicatezze. Però osservate anche alcune mancanze di rispetto verso i potenti. Qui si trovano in Piazza San Pietro, in pubblico, non stanno in sagrestia. Qui Gaswein non gli sta aggiustando la veste vicino alle scarpe. Qui gli sta mettendo la mano in zona collo, mentre Bergoglio sta guardando da un'altra parte. Ossia, sembra proprio un'iniziativa di Gaswein non richiesta da Bergoglio. Io ci vedo un rapporto di amore e odio verso i potenti. Gaswein non sembra avere un piacere nel servire le persone importanti, quanto una dipendenza. E come tutte le dipendenze, da una parte se ne ha bisogno e dall'altra si vorrebbe non averne bisogno. Per cui ogni tanto ci sono queste manifestazioni pubbliche che sostanzialmente significano: è vero che io dipendo da te, ma è pure vero che tu dipendi da me. Se non ci fossi io, chissà come ti presenteresti in pubblico. Purtroppo, la dipendenza di Gaswein Signor C al potente è molto superiore al suo desiderio di indipendenza. Infatti, a Gaswein Signor C non gli importa niente del potente che aveva servito precedentemente, Benedetto XVI, se ciò mette in pericolo la possibilità di servire il potente attuale, Bianco Bergoglio. Fino a quando il potente era Benedetto XVI, serviva fedelmente i suoi interessi. Dal 2013 il potente è Bianco Bergoglio. E Gaswein Signor C sa cosa deve fare. Attualmente Bianco Bergoglio ha interesse che il popolo
riconosca lui come Papa legittimo e la sua Chiesa come ancora cattolica. Perciò Gasvai, signor sì, lo serve anche a costo di indicare Vittorio Messori, nel libro Nient'altro che la verità, come menzognero riguardo a una confidenza di Benedetto XVI sulla chiesa di Bianco Bergoglio. Allo stesso modo, secondo me, un giorno a Gasvai signor sì è arrivata dal potente la richiesta di partecipare alla composizione di un libro. Lui avrebbe fatto i primi 6 capitoli, perché questi servivano come una introduzione benevola verso Benedetto XVI per dare credibilità al resto del libro. E poi Gasvai signor sì ha messo anche la firma a tutto il libro. Indagatrici e indagatori, devo sospendere l'indagine sulla declaratio e la non rinuncia di Benedetto XVI perché sul libro Nient'altro che la verità qualcuno ha scritto che munus e ministerium sarebbero sinonimi. Alla prossima!